Benissimo, partiamo dal calcio, completamente regolabile in quattro posizioni di lunghezza e in altezza mediante apposito tasto. Abbattibile come il classico calcio G36, nuova concezione dell'ICS probabilmente, attacco per cinghia QD sia da un lato che dall'altro. Aspetta, facciamo vedere. Okay. Maniglia molto più ergonomica del G36 normale, texture variabile, insomma abbastanza ergonomico. Attacco per cinghia a un punto, selettore completamente ambidestro. Compatibilità piena per caricatori M4 con doppio sgancio per caricatore, sia classico M4 che G36. Sportellino per regolazione dell'op-up, sempre classico per G36. Paramano completamente accessoriabile grazie a RIS da tutte e due le parti, insomma, sopra, sia sotto, sopra. Completamente anche qui accessoriabile, sempre la classica slitta, fucile completamente in ABS, un ottimo polimero e, infatti sì, insomma abbastanza una qualità elevata. Batteria trova alloggiamento all'interno del paramano, se si riuscisse a svitare questo. Canna già di serie di precisione 6.04 mm, motore turbo 3000, molla purtroppo depotenziata per il mercato italiano perché uscirebbe con una molla da 120 dalla casa madre, andrebbe comunque cambiata, quindi poco male. Cilindro forato a 3/4 e per il resto è un classico gearbox di versione 3. Niente di speciale, insomma, a parte rinforzato, ovviamente ottimo per la marca. Ok, passiamo a qualche sparo. Quando andare? Vabbè, sì. Vai, continua.